Prego, senatore. Grazie Presidente, membri del Governo, colleghi. La 57esima fiducia, parlavamo prima fuori con alcuni colleghi anche di altri gruppi, 60, 58, 50, abbiamo perso il conto anche noi. E anche oggi, anche dopo il voto delle amministrative, perché la fiducia del Governo è un atto politico importante, non è solo l'atto che ci viene portato, tra le altre cose, tanto per ricordare, il 47esimo decreto legge, quindi il 47esimo decreto con caratteri d'urgenza, poi ci spiegherete qual è l'urgenza, ma ancora prima di entrare nel merito sia un po' del provvedimento e un po' degli aspetti politica per il tempo che ho consentito ad ognuno di noi di intervenire, le osservazioni che ha fatto il senatore D'Alì, che ha fatto il senatore Calderoli, che sono venuti dai senatori del Movimento 5 Stelle, non sono mica cose su cui il governo può passare sopra in questo modo, semplicemente. Cioè, sono cose importanti. Qui ci fate un decreto legge, il 47esimo, ripeto, quindi d'urgenza, quindi particolarmente importante, dobbiamo intervenire. Vediamo dopo, che non sappiamo quali saranno i decreti attuativi che verranno delegati al governo, quindi c'è l'urgenza, ma non sappiamo. Sappiamo solo a grandi linee come si risolvono i problemi, cioè come non si risolvono i problemi con questo tipo di decreto, tra le altre cose. Primo. Seconda cosa, viene posta la fiducia, quindi tutti gli emendamenti, tutto quello che si doveva e si poteva discutere in quest'Aula per cercare di migliorare, per quello che è possibile, un provvedimento che è debolissimo, e l'abbiamo già visto nella discussione generale perché, poi dirò qualcosa anch'io, viene posta la fiducia e non sappiamo neanche, perché arriva in fretta e furia, la Commissione Bilancio lavora, fa quello che può, poi ci dicono no, ma il testo delle finanze non lo cambiamo, forse lo cambieremo dopo, cioè c'è una confusione totale, è il solito pressapochismo di questo governo, e mi stupisco che i senatori di maggioranza, mi stupisco soprattutto di quelli, detto col massimo rispetto, eletti con i nostri voti, cioè eletti con i voti di centrodestra, possono continuare a dare la fiducia a un governo che anche la settimana scorsa abbiamo visto non ha certo più, col voto di domenica, non ha certo più la fiducia del Paese, ma ne parliamo dopo. Brevemente sul decreto. Si salvano, qualche mese fa si salva, anche lì mi sembra con un decreto legge, quindi anche lì con urgenza, si salvano quattro istituti bancari, si fa, ricordo bene, la voce grossa con i piccoli risparmiatori e si fa una voce debole, flebile, come fa sempre il debole Renzi, con i forti, cioè con i banchieri. Noi chiediamo immediatamente, noi ma tutte le forze di opposizione, le persone di buonsenso chiedono che non vengano fatte differenze fra quelli che sono le persone che sono state truffate dagli istituti bancari. Questo decreto legge, contro anche la Costituzione italiana, perché la Costituzione dice che siamo tutti uguali, fa subito un distinguo, cioè dice noi procederemo a rimborsare solo chi non ha depositi, non ha valore immobiliare fino a 100.000 euro e ha un reddito lordo IRPEF non superiore ai 35.000 euro. Mi chiedo ai senatori di sinistra che sostengono questo governo di sinistra se hanno fatto due conti. Vuol dire persone che hanno un reddito di 1.700, cioè se uno ha un reddito di 1.710 euro al mese, magari ha due, tre figli, ha risparmiato dei soldi per andare a studiare i ragazzi, non rientrerà in questo decreto. Redditi mensili di 1.800 euro non rientrano. No, perché quando si vota e quando non ci permettete di fare degli emendamenti perché ponete la 57esima fiducia, quando votate, ma io mi chiedo, ma vi ponete la domanda di cosa votate o il fine ultimo e l'obiettivo principale è solo tenere in vita questo governo ormai spompo? Punto numero uno, e non mi dilungherò su questo perché i colleghi di tutte le forze politiche di opposizione, è perché il PD oggi non ha, allora c'è una parte di maggioranza che non parla, io dico anche solo per decenza, e ci sono i senatori, colleghi che stimo del Partito Democratico che in forte imbarazzo credo si iscriveranno anche in pochi a parlare oggi pomeriggio. Allora questa è la prima domanda, ma vi chiedete cosa state votando? Cosa vi costringono con la fiducia a votare? Punto numero uno. E punto numero due, questo decreto deve servire alle banche o deve servire alle piccole imprese, agli artigiani? A chi serve? Perché immagino che l'avrete letto, no, il testo. Si sta votando che se non si parla, ricordava bene prima un senatore non del mio gruppo, ma qui stiamo parlando di cose che riguardano gli italiani, no? Tre mensilità, tre rate non pagate. Ma quei contratti, prima ancora, che gli istituti bancari chiameranno a fare gli artigiani,
Gli avvocati, secondo voi, li avranno magari quegli artigiani che guardano alle banche con tutte quelle risorse che le banche dovrebbero mettere a disposizione delle piccole e medie imprese e invece non lo fanno? E invece non lo fanno, poi diremo qualcosa anche sull'istituto bancario. Quando chiameranno le piccole e medie imprese, ripeto, gli artigiani, i lavoratori con le aziende, con due dipendenti, vieni qua a firma, ma gli avvocati da chi saranno sostenuti? Secondo voi vanno con gli avvocati? Vanno con i commercialisti? Si fanno aiutare? No, firmano, come veniva ricordato stamattina dai colleghi che hanno parlato d'opposizione. Firmeranno immediatamente, firmeranno tutto e subito per sperare di andare avanti e si consegneranno mani e piedi agli istituti bancari. Qui non si fa un intervento, ve lo dico, siccome l'economia non riparte, no? Adesso l'avete capito anche voi cosa è successo stamattina a Confcommercio, no? Siamo passati dagli annunci ai fischi. I fischi di oggi del Presidente del Consiglio, dei fischi a Renzi di Confcommercio, li avete sentiti anche voi o siete entrati anche voi in quella fase non vedo, non sento, non parlo? Almeno i numeri li leggete, quelli delle elezioni amministrative della settimana scorsa li avete letti? Allora, i fischi di oggi vi hanno fatto capire che l'economia non riparte. Credete che questo decreto d'urgenza, non la vedo l'urgenza rispetto a questa cosa naturalmente, aiuterà l'economia a ripartire o aiuterà ancora una volta i forti, cioè i banchieri, a far la voce forte con i deboli, cioè con le persone che lavorano, che rappresentano il tessuto, gli artigiani, le piccole e medie imprese, per esempio della regione da cui provengo? No, voi andate, nulla contro la grande impresa naturalmente, ma è importante per Renzi andare con l'amministratore delegato di una grande azienda in America magari, ma non pensare ai piccoli medi imprenditori. Non è importante pensare ai commercianti con i negozi che chiudono, ma le vedete le indagini di quanti negozi chiudono nel nostro paese? E ci credo che ha preso i fischi oggi, io mi stupisco, anzi non mi stupisco perché conosco le persone per bene. Viene invitato Presidente del Consiglio, poi però il fischio non glielo risparmiano. E non serve dire ho fatto l'arbitro, non serve buttare sempre tutto sul ridere, qua i problemi del paese sono seri, sono molto seri, quindi di questo decreto legge avevano già detto molto stamattina, ho ricordato due cose, le più semplici da intuire e da comprendere, mi auguravo che le capiste e le comprendeste anche voi, il perché si risparmia su una parte, e quella parte che si risparmia tra le altre cose è forfettaria. Questa cosa del forfettario, del bonus, sono cose ormai che sono entrate nell'uso comune di questo governo. Per inciso sul bonus, 1.400.000 persone, ricordava stamattina una senatrice del mio gruppo, dovranno restituirli, cioè li hanno presi i soldi, glieli avete, è un danno, non è solo il danno, è anche la beffa, magari li hanno pure spesi e dovranno restituirli. Altro che far partire l'economia, voi affossate le economie familiari, perché non si può dire che 80 euro sono importanti e quindi in qualche mese 80 per X e poi dire va bene, non importa, devono restituire 400-500 euro. No, o sono importanti e sono importanti sempre o non sono importanti mai. Allora le persone che dovranno, le famiglie che dovranno restituire 1.400.000 persone quegli 80 euro per X per mese, hanno una manzata sulla loro testa, una manzata che si aggiungerà all'aumento delle tasse locali dei comuni per tutto quello che state combinando con gli enti locali. Quindi ho detto qualcosa relativamente ovviamente al decreto, ma siccome è una fiducia bisogna ricordare che la fiducia al governo, e mi rivolgo veramente a chi è stato eletto contro la sinistra e non può condividere questa sinistra. Vogliamo continuare a dare la fiducia? Io capisco le divisioni nel Partito Democratico, col massimo rispetto, sono all'ordine del giorno sui giornali, in televisioni, nelle discussioni, anche qua, fuori dall'aula, quotidiane. Ma continuiamo a dare una fiducia a un governo che fa il male di questo paese. Le elezioni della settimana scorsa ci hanno detto che gli italiani non ne possono più. La luna di miele, quella del 40% delle europee, è finita da un pezzo. Adesso non ci sono più gli applausi, ci sono i fischi delle assemblee generali. Non ci sono più i voti quel 40%, ci sono i voti a tutte le altre forze d'opposizione. La fiducia il governo Renzi ormai la prende solo in quest'aula e nell'aula della Camera. Fuori tra la gente, devo concludere Presidente, ho finito il tempo, vado a concludere, fuori tra la gente la fiducia è già sparita, è evaporata, è diventata evanescente, esattamente come è evanescente non solo Presidente del Consiglio, come è evanescente questa squadra, perché se chi fa la squadra è evanescente, è inadeguato, non è all'altezza, metterà intorno a sé, tranne pochi casi, rarissimi casi,
persone e una squadra giocatori evanescenti. Mi piacerebbe che i parlamentari, anche di maggioranza, delle forze che sostengono questo governo, dimostrassero di non essere evanescenti e chiudessero quella che è un periodo tristissimo, l'era molto breve, perché se no lo faremo a ottobre noi, lo faranno gli italiani con referendum costituzionale del governo Renzi. Grazie.